spalle è la deposizione della croce di Rosso Fiorentino, il quadro più importante che è conservato in questa Pinacoteca e sicuramente uno dei quadri più importanti anche nell'arte italiana e uno dei più rappresentativi del manierismo. È importante questo momento perché il quadro è appena finito di essere restaurato e l'operazione complessiva è stata realizzata con una comunità di intenti molto ampia. Grazie alla generosità e alla collaborazione della Fondazione Friend of Florence, alcuni donatori hanno contribuito a partecipare a questo restauro, mettendo a disposizione somme tali che è stato possibile realizzare un intervento unico per questa città. Il restauro di Rosso Fiorentino della tavola raffigurante la deposizione è iniziato due anni fa, praticamente nel settembre del 2021 e si è concluso di recente. Fortunatamente siamo riusciti ad arrivare a questo progetto grazie a dei donatori e tramite il Friend of Florence, e quindi a questo punto vanno ringraziati immediatamente John K. Dyson and la Bodini Foundation per aver permesso di restaurare questa incredibile opera d'arte. Nel 1521 Rosso Fiorentino arriva a Volterra, firma un contratto e inizia il suo progetto. Non sappiamo il luogo dove l'abbia eseguito ed è molto probabile che abbia impiegato meno tempo lui a dipingerlo che noi a restaurarlo. È stato un restauro incredibilmente complesso, non tanto per la sua tecnica, ma per tutte le vicissitudini e i problemi che si sono affrontati in questi due anni. Avevamo previsto tempi più brevi, ma abbiamo dovuto, diciamo, andare di pari passo a tutto quello che ci svelava l'opera via via che andavamo avanti, a cominciare dal risanamento del supporto ligneo fatto dal collega Roberto Buda, che è stato essenziale e determinante per la salvaguardia e per aver aumentato la sua struttura vitale nel tempo. Di fatto, l'ultimo restauro degli anni 70 aveva, diciamo, intrappolato il supporto con queste traverse molto rigide di metallo e quindi diciamo, la sostituzione di queste, semplifico molto, ma tutto il risanamento della struttura permetterà da ora in poi che il legno abbia ritrovato il suo assetto naturale e nel tempo ha acquistato e acquisterà la sua stabilità relativamente alle condizioni termoigrometriche che si trovano in questo ambiente. Rosso Fiorentino arriva a Volterra, come dicevo, e inizia questo progetto. Trova probabilmente la tavola preparata, formata da queste assi di pioppo, poi completamente cosparsa di gesso e colla bianco con una colla che lo tiene, e dalle indagini che abbiamo effettuato in riflettografia infrarossa, questa tecnica ci permette di andare sotto al colore, abbiamo scoperto veramente dei disegni incredibili. Inizia probabilmente dall'alto, ma anche questo non lo sappiamo, di fatto usa un carboncino molto secco e uno più morbido per disegnare a mano libera tutta la composizione. Vuol dire che la sua idea, già che aveva predisposto probabilmente in dei disegni, viene ingrandita su questo supporto che misura, pensate, 340 cm per 2 metri, pesa circa 250 kg di legno, doveva andare sull'altare all'interno della cappella della Croce di Giorno a fianco della chiesa di San Francesco, che è quella che commissiona l'opera a Rosso Fiorentino. Da un punto di vista tecnico siamo riusciti a scoprire diversi elementi nuovi, parlo sempre riferiti a quest'opera. Intanto usa l'olio di lino crudo come legante, vuol dire che tutti questi colori preziosissimi e sfolgoranti che si vedono sulla superficie e che sono stati recuperati vengono miscelati con quest'olio. L'olio che usa anche con pennellate più trasparenti, molto liquide rispetto a quelle più corpose. La sua tavolozza, apparentemente semplice, in realtà è piena di colori complementari, sono i colori che si odiano fra di loro
e che quindi si sovrappongono e si incrociano. Quindi dopo il disegno inizia a dipingere. Dipinge usando molto la lacca di robbia, il verde rame e questi e due altri colori in particolare, il giallo orpimento, che è usato soprattutto per la veste della Pia Donna e del San Giovanni. Il disegno preparatorio viene eseguito a carboncino, con questa punta secca e anche con il pennello diluito fra acqua e poco carbone, in cui queste linee parallele che si intrecciano servivano al Rosso Fiorentino per avere l'idea delle zone che poi avrebbe dipinto in ombra invece che in luce. Questa grande tavola in bianco e nero preparata a carboncino ci ha rivelato delle sorprese. In particolare, la zona della Madonna e della Pia Donna con questo manto cela al di sotto un grande pentimento. Lui aveva previsto che la mano della Madonna insieme al braccio appoggiasse sulla spalla. La donna che la sostiene aveva, ed ha ancora perché il disegno esiste sotto, il braccio e la mano che la sostiene, poi non sappiamo per quale motivo, alla fine scompaiono tutte, braccio e mani, e lui dipinge con l'ocra gialla, la biacca e l'orpimento, tutto questo manto impacchettato che fa scomparire completamente le mani e le braccia, facendo assumere, diciamo, anche alla composizione e alla sofferenza e allo svenimento della Vergine una connotazione iconografica anche diversa probabilmente da quella che aveva pensato all'inizio. Le analisi chimiche ci hanno rivelato l'uso particolare di due elementi che abbiamo scoperto: un sale, che è l'allume di rocca proveniente probabilmente dalle cave intorno a Volterra e che serviva per fissare le stoffe che lui mette nell'impasto del colore, e anche della polvere di vetro usata principalmente dai pittori veneziani, ma in questo caso Rosso Fiorentino la inserisce per dare maggiormente lucentezza ai colori. L'altra peculiarità e scoperta sono le scritte sotto al colore. Queste parole praticamente che lui scrive come appunto quando disegna tutto, e lo vediamo in particolare sulla testa della Maddalena, in cui con dell'inchiostro ferrogallico, l'inchiostro che si usava per i disegni, mette e scrive azzurra. Avrebbe probabilmente, e in questo caso lo ha fatto, messo dell'azzurro per coprire i nastri o il copricapo della Maddalena. In altre zone, ne abbiamo scoperti altre 5 di scritte sotto al colore, rispetta la sua prima idea, ma invece in altri punti, quando scrive per esempio Biffo, che è riferito al viola e quindi dall'impasto dell'azzurro col rosso, in alcune parti mantiene la sua prima idea, in altre, anche in questo caso, e rispecchia perfettamente la sua personalità, non le mantiene e all'ultimo momento decide di cambiarle. Il quadro poi ha avuto una fortuna, sfortuna, di essere in questa collezione all'interno del rinascimentale, ma è comunque il clou di tutta la collezione, perché tutta l'operazione che fu fatta quando fu fatto l'allestimento è ruotata intorno al quadro, deve essere la conclusione dell'esposizione. E questo merita rispetto, merita interesse, e grazie a questo grosso intervento riusciremo a farlo rendere ancora più fruibile al pubblico, non soltanto facendo vedere un quadro rinnovato, restaurato e in grado di mantenere per i visitatori, per il pubblico a lungo, ma anche perché con una serie di apparati didascalici fatti per l'occasione spiegheremo meglio cosa è stato trovato e di cosa rappresentava quest'opera. E comunque, come vedete, ha una sua eccezionalità anche senza bisogno di particolari spiegazioni, perché è comunque un'opera che dal suo punto di vista è unica, come ho detto prima, ma è anche molto molto strutturata, e il visitatore stesso, in questi 20 anni sono stato direttore, ho visto persone di tutte le categorie, di tutte le nazionalità, che si fermavano ad ammirare questo quadro, perché questo è un quadro che da solo, anche senza bisogno di apparati didascalici, consente una lettura a tutto il mondo, e questo probabilmente è quello che è veramente un capolavoro.